Incredibile pareggio per 1-1 fra Accademia e Aigreville, con la squadra di Ferrero che sotto di un ariete riesce a raggiungere il pareggio con l'uomo in più, ma non riesce poi a trovare il gol vittoria a causa di un portiere veramente strepitoso dell'Aigreville. Andiamo con la cronaca. Al secondo minuto la prima occasione per l'Accademia, ripartenza rosso-blu, ottimo pallone per Cabrini che di prima intenzione lancia Secci in profondità, scatto perentorio dell'attaccante una volta tu per tu con Pomato e sfondato. Fortunato perché il portiere riesce a toccare la sfera e a mandarla in angolo. Ancora Accademia al 22, bella combinazione al limite fra Secci e poi con quest'ultimo che trova lo spazio per la conclusione, Pomato si salva in angolo. Al 23esimo ancora rossoblu protagonisti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa in aria di rigore, Pomato si salva fra le proteste dei giocatori che a loro dire avrebbe respinto il pallone quando questa aveva già ormai superato la linea di porta. Al 33esimo ancora Accademia, calcio di punizione da tre quarti per poi che cerca l'incrocio, miracolo di Pomato che a mano aperta mette in angolo. Al 37esimo palo dell'Aigreville su calcio di punizione, Cuneaz trova la traiettoria quasi perfetta a scavalcare la barriera di Lidinò e il palo. Nella ripresa due pali consecutivi degli ospiti, al quinto veloce ripartenza condotta dalla sinistra da Zlouri che una volta davanti ha tornato la serva e Turato tutto solo in piena area di rigore, gran botta, palla che si stampa sulla traversa. Al nono altra traversa, gran controllo a seguire in area di rigore da parte di Turato, tiro violento a botta sicura ma che si stampa anche nella circostanza sulla traversa. Al 21esimo lancio meraviglioso di esterno destro a parte Leto Colombo per Secci che si vede sbucare all'ultimo il pallone, tiro distinto, Pomato respinge di pugno. Rossoblu protagonisti al 26esimo dirompente azione di Ottina sulla sinistra, stop a seguire di ingresso in area di rigore, una volta sul fondo tiro sul primo palo, Pomato si salva in angolo. Al 27esimo la doppia svolta della partita, Aigreville in 10, già ammonito su Sbenso, cintura al limite dell'area Secci, inevitabile secondo giallo e conseguente espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica però è l'Aigreville a passare in vantaggio, proprio sul seguente calcio di punizione l'Aigreville si invola in contropiede, Furfori tutto solo in area di rigore, gran botta e palle in rete. Al 33esimo però arriva immediato pareggio, calcio d'angolo dalla sinistra, palla sul secondo palo, stacca più in alto di tutti Picci che insacca fil di palo. Finale incandescente per l'Accademia al 41esimo, gran botta al volo al limite dell'area di Cherchi, tiro potente ma centrale, Pomato alza sopra la traversa. Al 46esimo gran giocata di Secci in area di rigore, doppio palleggio e gran botta, ancora Pomato sventa e la toglie da sotto la traversa. E poi l'ultima occasione della partita al 41esimo, calcio di punizione dal limite di Leto Colombo, gran botta, si tuffa sulla sua destra, Pomato che mette in angolo.